San Pellegrino che aranciata esagerata. Cosa c'entra l'aranciata Mara con questo video su NYX Gloria Fair? Assolutamente una mazza, ma trattandosi di smarchettalo, non potevo fare altro che inserire un prodotto promozionale. Eccoci qua, allora, benvenuti in una nuova puntata di Smarchettalo, l'unica rubrica che svela tutte le marchette velate, celate o palesi del mondo di YouTube Italia. Prima di addentrarmi all'interno di questa questione spinosa e My love is unfair, say Gloria Fair che vola New York. Ecco, prima di tutti questi siparietti assolutamente da non perdere, voglio solo ringraziare tutti i nuovi iscritti. Che cosa? Non sei ancora iscritto? Iscriviti subito, maledetto! La mia personalità dissociata ovviamente mi fa fare anche questo tipo di cose, quindi sarà poi meglio per voi iscrivervi e anche lasciare un bel mi piace, amori, grazie mille. Vi lovo col cuore. E dopo questo momento Barbara D'Urso, tra l'altro anche la luce è molto Barbarella style e anche il mio look vuole richiamare un po' lo yo-yo degli States, entriamo subito nel merito della questione NYX Cosmetics Italia e Gloria Fair. In realtà la vera verità è che tutto ha avuto luogo quando c'era stato il concorso NYX Face Awards, tutta quella roba là, meravigliosa, tutti i make-up stratosferici, peccati capitali, non so, avrete seguito sicuramente tutto ciò e aveva vinto una certa Grace. A questo contest a giugno, tenutosi, mi sembra, sì, avevano partecipato tantissimi youtuber, tra cui La Sindina, Gloria Fair appunto, Sorvillo, Antonio e tanti altri. Vabbè, questo era solo per un po' delineare le origini di questa collaborazione NYX e Gloria Fair. La grande novità però, che è anche la protagonista di questa puntata di Smarchettalo, è che Gloria Fair è appena volata a Los Angeles e a New York, appunto, con NYX per un progetto segreto. Il segreto è il sale di YouTube. Beh, appena volata non proprio, perché tutto ciò risale al 9 gennaio 2017, abbastanza recente, ma non troppo, diciamo. Anche perché tutto questo è comunque in divenire. Infatti, non è mai stato spiegato da nessuno perché proprio Gloria è andata a New York con NYX e anche a Los Angeles a fare un sacco di robe belle, tutte documentate dai vlog del suo secondo canale, ma anche sul suo primo canale, insomma, su Facebook, sui social e anche sui social di NYX. Nessuno però, né Gloria né tantomeno NYX, ha mai svelato la natura di questa collaborazione, a meno che io mi stia sbagliando, ma io non erro. Infatti, spulciando sulla pagina Facebook di NYX, così come anche su quella di Gloria Fair, si fa riferimento appunto a questo viaggio tenutosi dopo le vacanze di Natale, insomma, fra il 9 gennaio e fine gennaio circa. Poi adesso non sto qua a specificare bene le date, anche perché esti granca. Quindi ci sono tutti questi riferimenti al viaggio. Cosa abbiamo fatto? Stiamo bevendo frappuccino. Eccoci negli studi, questo nuovo negozio NYX, le nuove tinte, tutto ciò, ok? Ma il succo della questione qual è? Testimonial? Gloria è la testimonial italiana? Può essere, questa è una mia supposizione. Oppure catalogo international in cui ci sarà appunto anche Gloria con gli scatti che ha fatto? Può essere anche questo. Però non si sa nulla perché è tutto avvolto nel mistero fino al lancio ufficiale. Si sa solo che Gloria sta sponsorizzando negli ultimi video tutti i prodotti NYX, NYX di qua, NYX di là, su, giù. È volata in America con loro, che culo. Faccio un appello a NYX, tra l'altro, lo sto facendo ora. Io sono un ragazzo che ha intenzione appunto di iniziare a truccarsi. Se non avete visto il mio ultimo video, guardatelo, non è l'ultimo, vabbè, uno dei tanti che carico, perché ormai carico più di una macchinetta, sembro Maratona Mentana, ma di YouTube, e quindi andate a vedervelo dove mi provo il mio primo rossetto, che non è NYX, ma è Essence. Quindi appello aperto anche a Essence, se volete mandarmi quintalate di roba, fatelo pure, così testerò proprio davvero autodidatta, per la prima volta davvero, ogni prodotto, perché non mi sono mai truccato. Salvo un po' di BB cream, ovviamente. Ah, sappiate però che nei miei video ci sarà un messaggio in sovraimpressione con scritto messaggio promozionale. Infatti, la natura di Smarchettalo è proprio questa. Io in questa rubrica sostengo che le collaborazioni di YouTube, sia per l'invio di prodotti, sia per pagamento cash
in cambio di pubblicità, deve essere specificato nei video barra nel titolo. Ecco, in questo voglio spezzare una lancia a favore di Sorbillo Antonio, che infatti nel suo ultimo video ha scritto: smashbox.it mi ha appena regalato 2650 euro di prodotti. Ecco, con un titolo così tu sai già che stai andando a vedere un video collaborazione, un video marchetta, ovviamente tra virgolette. Non c'è niente di male nel fare le marchette, però bisognerebbe farle un minimo regolamentate, ma non tanto per una regolamentazione legale, io sto dicendo per una regolamentazione che vada a tutelare i vostri iscritti per non prenderli per il culo. Ecco, questa è la sottile differenza che io continuo a ribadire e che è la sostanza stessa di questa rubrica smarchettalo, che comunque vi sta abbastanza piacendo. Beh, che vi sta piacendo lo dico io, comunque se fate mi piace magari lo capisco anche meglio. Quindi dove voglio arrivare io con tutto ciò? Dove voglio arrivare? Non voglio arrivare da nessuna parte, come sempre dico, voglio solo sollevare dei dubbi, delle questioni anche in voi. Non c'è nulla di male a fare le collaborazioni, facciamole tutti, evviva, viva le collaborazioni, viva essere pagati per sponsorizzare i prodotti, yeah yeah! Però magari diciamolo, ecco, magari questo. E poi magari siamo anche un po' chiari, non mistero, non posso dire niente, ci sta tutto, perché comunque le aziende hanno dei tempi da rispettare, le campagne da lanciare, le collezioni da far uscire, però comunque qualcosina in più magari diciamolo, oppure diciamo anche solo sto collaborando con Nyx, diciamolo fuori dai denti proprio, sto collaborando con Nyx perché questo è il mio lavoro. Io è questo che recrimino un po' del mondo di YouTube, come ho fatto vedere anche negli altri miei video. Praticamente che vengono intortati un po' gli iscritti, cioè nel senso gli iscritti lo sanno che questo è un lavoro, quindi sanno anche che vi stanno dando dei soldi, no, con le views, però devono anche sapere che le collaborazioni con le aziende che voi fate, perché io per adesso non ne sto facendo e mai ne farò, perché se continuo a fare questi video ovviamente chi ne se caga a me, comunque tutte queste collaborazioni sono comunque un lavoro, perché o vi regalano la Fittea, o vi regalano appunto vagonate di Rossetti, o vi regalano addirittura viaggi per poi fare le foto da diva e per andare eventualmente su delle brochure, o comunque essere nel piano comunicazione Nyx, magari ecco tutto ciò andrebbe comunicato agli iscritti, che sono poi il motivo per cui voi siete chiamati dalle aziende. Cioè, voi siete chiamati dalle aziende in virtù dei vostri iscritti, in virtù del vostro target. Ad esempio Gloria sarà stata sicuramente scelta non tanto per il suo target, perché non è proprio sconfinato, perché ha tipo 110.000 iscritti, poi ha aperto il secondo canale che ne ha poco più di 16.000. È stata chiamata per, secondo me, perché lei incarna un po' il modello, proprio il target ragazza Nyx, quindi super alla moda, super cool, si trucca comunque molto bene non essendo anche una make-up artist, ha uno stile molto suo, molto personale, capelli rosa, adesso molto bubble, tutto Tumblr, che va tantissimo, non dite Tumblr, perché noi diciamo Tumblr. Comunque sto inondando di saliva la mia bellissima Reflex, perché ovviamente io faccio i video con la Reflex, cioè non è che li faccio con i telefoni, cioè faccio cose professional. Smarchettalo, diciamo che è un po' la rubrica dei dubbi che vuole instillare in voi la voce del dubbio, e è un po' come i grilli parlanti, il grillo parlante di Pinocchio, speriamo che voi non lo spatasciate come ha fatto Pinocchio. Credo proprio che Smarchettalo non avrà mai una fine, perché le marchette di YouTube sono confinate, veramente è un mondo, un universo parallelo, quindi dovrei girare altro che un video al giorno e caricarvene uno al giorno, dovrei girarvene tipo 7 al giorno per star dietro a tutto. Io infatti avevo in mente anche altri video da fare prima di questo, ma intanto ho buttato fuori questo e poi ce ne saranno tantissimi altri. Io spero che comunque tutte queste youtuber di cui sto parlando, comunque di questi casi, non se la prendano a male, perché sto solo sollevando delle questioni che tra l'altro sono sotto gli occhi di tutti, quindi non è che c'è qualcosa da indagare particolarmente, perché uno lo vede comunque, se appena un po' di ragionamento logico in zucca lo vede subito, e poi non c'è niente di male, non è un reato, ripeto, quindi se magari prendetevi meno sul serio e non gridate agli scandali quando di scandaloso c'è ben poco. Ultima cosa, per sapere veramente come io la penso sulle pagine di Perculo e su tutto il mondo di YouTube in generale, perché io lo vivo con estrema leggerezza e penso che questo si sia capito, vi rimando al video le pagine di Perculo che uscirà ora nel le schede. Tra l'altro ci sarà prestissimo un aggiornamento su tutte le nuove pagine. E quindi dovete iscrivervi ragazzi al mio canale, io sono il nuovo favegè dei poveri, io sono la spina nel culo di YouTube e porterò tutto questo alla ribalta!
Davide, forse stai un filino esagerando, mi rendo conto anche io. Comunque questa Miss mi piace tantissimo, sono troppo cool, e mi dispiace per il riflesso un po' degli occhiali, ma devo pur vedermi perché il precedente video era tutto sfocato. Molto bene, questa ennesima puntata di Smarchettalo è giunta alla fine. Iscrivetevi al mio canale, condividete, vi metto qua i pulsanti per iscrivervi e vi saluto dicendovi il cius, foto anteprima.